Ritrovarsi è il titolo dell'Assemblea regionale di Italia Viva Abruzzo che si è svolta ad Avezzano con l'obiettivo di allargare il partito guardando ai delusi di altri percorsi, ritrovare energie comuni, costituirsi in iniziativa politica, condividere riflessioni e azioni da fare. Non è solo uno slogan, ma il nostro metodo di lavoro. Quello che è accaduto in Italia dopo il congresso del Partito Democratico fa chiarezza. È necessario in Abruzzo, così come in Italia, una casa dei liberali, riformisti, popolari. Noi lo vogliamo fare in Abruzzo, lo vogliamo fare in Italia, oggi discuteremo di questo, ma lo immaginiamo e lo prefiguriamo per ciò che serve alla nostra regione in vista delle elezioni regionali. Siamo voluti partire da qui, dal centro dell'Abruzzo e dalle aree interne per dare un messaggio, perché la nostra regione è una regione plurale, non a caso si chiamava Abruzzi e non a caso il nostro programma avrà proprio questo nome, Abruzzi, sul quale costruire le rappresentanze degli interessi di tutti e non di una sola parte dell'Abruzzo. Ritrovarsi è il primo appuntamento, ma è solo l'inizio. Sarà un'iniziativa itinerante. Si parte dal cuore dell'Abruzzo, dal centro della regione, con l'impegno civico diffuso e che va reso protagonista. Noi siamo pronti a sederci con tutti e verificare se ci sono le condizioni programmatiche per costruire le ragioni di un'alternativa. Non mettiamo veti, non subiamo veti. Ovviamente i veti sono sul tavolo, il Partito Democratico rinvia la palla in calcio d'angolo, ma noi abbiamo detto e chiarito che entro aprile o abbiamo un tavolo, o altrimenti noi inizieremo la nostra campagna elettorale per le regionali. Maria Elena Boschi è la prima a credere che non può nascere nulla senza il territorio, dove c'è il lavoro della politica che torna e costruisce. Io credo che tutto il nostro percorso politico, necessario, fondamentale e importante, che ci porterà a creare un nuovo partito, una nuova casa per i riformisti, per i liberali, per i popolari, insieme ad Azione, avrà un valore solo se le fondamenta saranno quelle valoriali e saranno quelle legate alle proposte e ai contenuti che noi siamo in grado di mettere in campo. Perché attenzione, se il dibattito dei prossimi mesi che Italia Viva e Azione porteranno avanti, sia al proprio interno, sia soprattutto all'esterno, nei confronti del Paese, è legato soltanto ai passaggi procedurali per la nascita del partito unico, il manifesto dei valori, i congressi territoriali, lo statuto, tutte cose fondamentali su cui ovviamente stiamo già lavorando anche a livello centrale, oltre che sui territori. Noi rischiamo di non parlare più al Paese. È una sfida quella di riunire e riavvicinare tutti i moderati, è una sfida importante in vista dei prossimi appuntamenti. In questi anni il problema è stato che gli estremismi hanno allontanato sicuramente le persone dalla politica e quindi ripartire da Avezzano, che è una città diciamo storicamente civica e lontana dai tavoli nazionali e regionali, fa sì che si dà un impulso a un partito costituente.